E niente, non era facile entrare a parete in corso, però è andato tutto bene, l'importante comunque era portare a casa la partita. Come ti trovi? Come li chiama il mister con quei due vecchietti vicino, con i migazzini e Favasulli? No, mi trovo bene, mi insegnano tanto, ogni allenamento mi danno consigli e io apprendo e li devo solo ringraziare. Senti, la partita di oggi non era sicuramente facile perché insomma il campo è un campo dove spesso il Pisa ha sofferto e è una squadra, è vero, incompleta, però insomma che voleva ben figurare alla prima e ce l'ha messa tutta fino in fondo. Voi comunque vi siete riusciti anche a soffrire facendo una partita un pochino diversa da quelle che sono le vostre corde. Ma sicuramente, allora, sapevamo che dovevamo venire qua a soffrire perché è un campo ostico e abbiamo fatto una prestazione da squadra vera, ci siamo aiutati tutti, quindi poi abbiamo avuto le occasioni, siamo stati bravi a sfruttarla e a portare a casa la partita. Cosa ti aspetti a livello personale da questa stagione nerazzurra? Ah, io intanto spero di ritagliarmi uno spazio importante, poi a livello di squadra spero di poter fare un campionato di vertice, poi quello che verrà vedremo. Perfetto, ringraziamo anche San Pietro, dovremmo avere l'ultimo ospite che ancora non lo vediamo, dopodiché...